Buongiorno bimbi, come la scorsa settimana, anche questa vi leggerò una storia. Si intitola Briciolino. C'era una volta una famiglia di contadini a cui nacque un bambino. Era bello e sano, ma molto più piccolo degli altri bambini, per cui i genitori decisero di chiamarlo Briciolino. Briciolino diventò agile e intelligente, ma rimase sempre più piccolo degli altri. Un giorno si incamminò da solo nel bosco, quando a un certo punto gli apparve davanti un enorme orco. «Ma com'è piccolo questo bambino! Me lo mangio in un baleno!» disse l'orco tutto soddisfatto. A sentire le parole dell'orco, Briciolino salì velocissimo in cima al primo albero e si mise a pensare come tornare a casa, perché sapeva che l'orco era molto più grande e grosso di lui, ma non tanto intelligente. L'orco diceva a Briciolino: «Vieni giù da quell'albero, che ti voglio mangiare!» E Briciolino gli rispondeva: «Sali tu a prendermi, se ci riesci. Potresti fare una pila con tutti i tuoi piatti.» L'orco corse allora a prendere tutti i piatti che aveva, li mise uno sopra l'altro e provò a raggiungere Briciolino. Ma appena salì sui piatti, pam, cadde a terra e tutta la pila insieme a lui. Allora Briciolino gli disse: «Scusa, orco, ho sbagliato. Volevo dire, prendi tutti i bicchieri che hai.» L'orco corse allora a prendere tutti i bicchieri di vetro. Costruì una pila, ma quando provò a salire, tutti i bicchieri si ruppero e l'orco rotolò, pum, di nuovo per terra. Allora Briciolino gli disse: «Scusa, orco, volevo dire, prendi tutti i fiaschi che hai, le bottiglie che hai.» L'orco ormai era molto stanco, ma trovate le bottiglie, i fiaschi, fece una montagna alta alta e faticosamente iniziò a salirci sopra. Aveva quasi raggiunto Briciolino, ma era così debole e Briciolino così in alto che perse l'equilibrio e cadde giù, senza forze. Quando Briciolino lo vide immobile a terra, saltò giù dall'albero e corse subito a casa. Da quel giorno raccontò sempre a tutti come aveva sconfitto l'orco, non grazie alla sua statura, ma grazie alla sua astuzia. Spero vi sia piaciuta la storia. Vi mando un bacio.